quando, quanti hanno testimoniato la loro vicinanza alla famiglia Cervone. Io tutti i messaggi e le telefonate che mi sono arrivate le ho girate prontamente alla vedova Cervone, alla signora Cervone, che è stata felice di tutto questo affetto nei confronti di lei e del marito. Quindi grazie a tutti. Il convegno si apre con una prova, una condizionata per 3 anni, non corre, non partente il 12 Kronos LL, sono in 17 agli ordini dello start. Parecchio arretrata Crudelia LZ, anche Carlitos JUS parte piano, e al via c'è il galoppo di Capunca, così come nella sgambatura. Ad assumere il comando è Crono delle Selve, con cautela il favorito. Così Crono delle Selve leader nei confronti di Caseri, terza posizione per Casper Griff, mentre in terza ruota l'avanzata di Capo Tempesta Fonte anticipato da Ciccio Par. I due puntano in avanti e al loro interno c'è anche Cesare Fass. Si viaggia piuttosto solleciti in questa prima parte di gara, i 600 in 44,5 sul piede dell'1,14. Sta venendo bene al favorito, che adesso agisce dalla terza pariglia, mentre Crono delle Selve continua a ritmo sostenuto e completa gli 800 in 59,9. Nonostante ciò avanza Capotempesta in terza ruota. Crono delle Selve arriva al chilometro in 1.14.8, il figlio di Mondiale Ok continua senza timori reverenziali, mentre Casper Griff muove dalla terza posizione e cerca l'aggancio al leader. Casper Griff raggiunge Crono delle Selve in testa alla corsa. Dalle retrovie si fa vivo Curzio Getti, ingresso in retta, riparte Crono delle Selve, insiste Casper Griff, lotta a due, lotta serrata, Crono delle Selve, Nicola Merola, i colori di Riccardo Nobile, in questa prova d'apertura addirittura 1.15 da un capo all'altro per il figlio di Mondiale Che Ok e Thank You Girl. Nicola Merola anche al training, alla grande Crono delle Selve, che già in un'altra occasione aveva fatto vedere di avere buon potenziale, quest'oggi va a vincere nei confronti di un ottimo Casper Griffin, chiaro miglioramento rispetto al passato. Ed al terzo Caligola Laser, il Sauro di Saverio Gallo.